Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La storia che vi stiamo raccontando con il primo documentario di oggi, a cui tra poco torneremo, è una storia che ben conosce la nostra ospite Francesca Cavallo, che ringrazio per aver accettato l'invito, per averci consentito di tornare a un libro fondamentale in ogni cameretta di bambine e però anche bambini, e storia della buonanotte per bambine ribelli. Francesca, perché in quel libro che scrivi con Elena Favilli voi avete raccontato anche la storia della pioniera scomparsa che stiamo raccontando oggi. Perché? Sì, è vero. ma guarda, una delle ragioni principali è il fatto che Amelia Earhart è diventata un po' il simbolo della voglia di esplorare, del bisogno di oltrepassare i confini delle aspettative che erano disegnate intorno alle donne della sua epoca, ma che in una certa misura sono disegnate tuttora intorno a tantissime donne. Ed è diventata una figura così amata e così iconica perché all'epoca non era l'unica donna a volare, però volare voleva dire esporsi a un pericolo che non era, come dire, considerato accettabile per delle donne, mentre esporsi al pericolo è sempre stato un tratto distintivo per difendere l'onore dei maschi e della mascolinità. All'interno del femminile e di come sono sempre state considerate le donne, esporsi al pericolo è sempre stato considerato disdicevole. Per cui in una raccolta le bambine di storie, sono di quelle ribelli, prudenti, no? Me, le bambine sono sempre quelle prudenti, a differenza dei bambini. Sì, cioè non è che lo sono, ma sono incoraggiati, certo, ad esserlo infinitamente di più che i maschi. Certo. E Amelia Earhart ovviamente ha sempre rappresentato una sfida a questo parametro. Poi c'è una storia nella storia, perché la